Buonasera, buonasera e bentrovati. Dunque, doverosamente apriamo con una copertina che racconta anche senza parole moltissimo di questa giornata, il giorno di Bobo Maroni. L'ultimo saluto all'ex ministro, ex governatore Varesino Doc, che ha ricevuto gli onori dei funerali di Stato con la presenza oggi a Varese di tutto il governo, dalla Premier eh, Giorgia Meloni in giù di tantissimi compagni di viaggio, di esponenti naturalmente della Lega, ma in verità di esponenti di tutti i partiti, perché Maroni, è stato sottolineato più volte, era capace di dialogare schiettamente con tutti in modo eh, costruttivo. E poi c'era tanta gente comune, assiepata eh, in piazza San Vittore, in piazza eh, del Podestà, in corso Matteotti, di fronte al maxi schermo che è stato allestito proprio per seguire la funzione religiosa. Allora, attraverso una serie di servizi vogliamo raccontarvi questa giornata evidentemente triste, ma anche storicamente importante, cominciando da quella che era la seconda casa del Bobo, e cioè la sede della Lega. Agli occhi lucidi il ministro Giancarlo Giorgetti, mentre entra nella sede storica della Lega e ci dice con un fil di voce, qui è dove è cominciato tutto. Prima di andare in Basilica San Vittore... Nel giorno del funerale di Stato di Roberto Maroni è voluto passare nel luogo che così tante volte li ha visti riuniti. Giusto il tempo per un abbraccio ai militanti che seguono da quassù il funerale e uno sguardo dal balcone sulla piazza del Podestà gremita per l'ultimo saluto al Bobo, come tutti a Varese lo chiamavano. Sotto ci sono i giovani padani, che hanno appeso lo striscione Grazie, Bobo, così come i militanti storici. Marco Bordonaro, diventato segretario cittadino giusto un mese fa, pone l'accento su tutto ciò che Maroni ha fatto per la comunità locale e promette che i leghisti varesini porteranno avanti la sua eredità. Ma in piazza, inchiodati davanti al maxi schermo per assistere alla cerimonia funebre pur senza poter entrare in chiesa, non ci sono soltanto i militanti, venuti peraltro da ogni angolo della provincia e della Lombardia. Ci sono anche tanti cittadini che il Bobo lo conoscevano per mille ragioni. Perché abitavano vicino a Lozza, perché parente di un parente, perché lo incontravano per strada. Non si può non notare che nel ricordarlo, la maggior parte pone l'accento sulla sua umiltà. Già il politico di rango è rimasto semplice tra la gente, varesino tra i varesini, come ricorda anche Monsignor Giuseppe Vegezzi. Che bello quando un politico. Un uomo o una donna impegnati nelle istituzioni più alte riescono a farsi percepire dalla gente uno di noi, vicini all'umanità della gente che li hanno generati. Le sue origini umili di questa terra laboriosa non le ha mai rinnegate né dimenticate, anzi, le ha sempre vissute con naturalità e normalità. Soprattutto quando tornava a Lozza, nel suo porto sicuro, dove non era il ministro o il personaggio pubblico, ma semplicemente il marito di Emilia, il papà di Cielo, Filippo e Fabrizio. La sua bella famiglia chiamava sopra ogni cosa. In tanti trattengono a fatica le lacrime quando parla il figlio Filippo. Ti sei impegnato tanto per essere un buon papà. E noi lo sappiamo bene. Perché al tuo amore ci è arrivato tutto. Buon cammino, papà. E proprio dove il viaggio politico di Maroni è iniziato, sotto la sezione varesina della Lega, il feretro viene portato tra gli applausi per un ultimo saluto. Ad attenderlo, commosse, le autorità leghiste locali, regionali e nazionali. Qualche cittadino si avvicina per un bacio alla bara, poi tra due ali di folla il carro funebre si allontana. Resta il tempo per poche commosse parole di ricordo da parte dei vertici leghisti. L'eredità è quella di un pe pensiero profondo e di un pensiero lungo. E quindi questa è l'eredità che ci lascia a noi, della no? famiglia della Lega. Un pensiero profondo e lungo. Un orgoglio per la Lega e per l'Italia e la sua città e la sua comunità gli ha dato il saluto più bello, è stato bello vedere anche tanti sindaci con la fascia di, di territori diversi, di idee diverse, persona seria, concreta, quindi anche il sole lo saluta, è il modo giusto di ringraziarlo. Poi appunto i compagni di viaggio, esponenti della Lega più o meno giovani, più eh, diciamo così, eh, vicini al proprio inizio politico e altri molto, molto più eh, veterani, persone che hanno affiancato Maroni nel suo lungo percorso istituzionale e altri che invece hanno tratto insegnamento dal suo modo di fare politica. Ascoltiamoli. Com'è che l'aveva conosciuto? Eh, quanto tempo fa? Eh, tanti, tanti, tanti anni fa. Siccome io sono un appassionato e eh, siamo andati anche in barca insieme parecchie volte. Ehm, poi ci siamo sempre mi ha fatto una bellissima dedica su un suo libro e... Scusa... scusatemi ricordo anche che sperimentò proprio qui il numero unico d'emergenza, il 112 esatto, è stato lui a lanciare il numero unico di emergenza che tuttora eh, è in vigore poi purtroppo il governo è caduto per i noti fatti ci hanno pugnalato alla schiena amici e alleati insieme alla congiura di palazzo, perché queste cose bisogna dirle. No? Il governo è caduto perché c'è stata una congiura di palazzo, il tradimento di amici e alleati, perché il governo stava lavorando bene, soprattutto il ministero dell'Interno con Maroni. Trent'anni della nostra vita, che abbiamo passato dal punto di vista politico, sono state due vite quasi parallele. Eh... Eccoci qua, in un momento che non abbiamo mai voluto vivere. È giusto dire che come principale eredità si punta all'autonomia ancora più convintamente adesso? Sì, si punta all'autonomia e si punta alla serietà. Perché Marroni ci ha sempre detto una cosa, ci ha insegnato una cosa: bisogna essere seri in politica. E quindi io penso che l'eredità che io voglio portare eh, dalla giornata di oggi, ma comunque da, da, dagli scorsi mesi, è proprio questa: il fatto di una Lega seria, una Lega fatta di persone serie, una Lega che pensa al bene del paese prima che al bene del proprio elettore. Che tipo era caratterialmente? Molto rock, era <ride> rock a 360 gradi, quindi una persona molto umile ma frizzante al punto giusto. Roberto Moroni per me è stata una figura estremamente importante politicamente, professionalmente, mi ha fatto fare un'esperienza incredibile con lui nella sua giunta regionale, ma al di là di tutto era un amico che mi ha insegnato molto e custodirò i suoi insegnamenti e le sue battaglie. Carattere grintoso quello del Bobo. Carattere grintoso e con il mio carattere grintoso eh, diciamo che le discussioni erano all'ordine del giorno ma forse era questo il bello del nostro rapporto. Eh, anche per lui continuiamo a lottare per l'autonomia. Grazie Bobo per tutto quello che hai fatto, portiamo avanti il tuo messaggio politico. E come più volte sottolineato, Bobo Maroni era capace di dialogare in modo schietto, sincero, simpatico, empatico anche con gli avversari. In realtà, lui non li considerava così: erano anch'essi compagni di viaggio, seppur su due sponde diverse, su schieramenti diversi che però secondo Maroni dovevano comunque continuamente e in maniera costruttiva confrontarsi. Lo confermano i sindaci di Milano e di Varese e i tanti altri esponenti di diverse forze politiche che oggi hanno voluto salutare per l'ultima volta il Bobo. Anche il sindaco di Milano Sala ricorda Bobo Maroni. Era, l'ho detto in questi giorni più volte, un amico, molto anche un confidente. Ecco, era una persona di cui ci si poteva fidare. Quando c'erano delle cose delicate, volevi confrontarti con qualcuno che conosceva le cose, ma eri sicuro che non sarebbero uscite dalla stanza in cui eravamo. Ecco, lui era quel tipo di persona. E manca per questo, perché poi alla fine... Tutti noi abbiamo le nostre debolezze, le nostre incertezze e il confronto è sempre importante. A volte è meglio il confronto con qualcuno che non è della mia parte politica, che non la vede come me, che non mi dà per forza ragione, ma che è un interlocutore. Questo era per me Bobo Moroni. La cosa più bella è stata quella di aver fatto sì che i suoi figli eh, siano fortemente impegnati in politica, nel sociale e eh, questo penso che sia uno degli elementi di successo tra i tanti che, ha, eh, che sono sotto gli occhi di tutti di Roberto Maroni pur nelle differenze eh, politiche, nelle visioni diverse, però quello che mi sembra tutti stiano riconoscendo è proprio il valore dell'uomo, la serietà e la lealtà. E quando ci trovavamo eravamo sempre eh, molto, così, molto cordiali e mi ricordo una bella battuta che mi fece un giorno eh, prima delle elezioni provinciali quando mi ha visto e mi ha detto ciao non fare troppo casino. Che concittadino è stato Babbo Maroni per una piccola comunità come quella? Un cittadino esemplare che ha dato tanto onore ai cittadini di Lozza, al comune di Lozza. Oggi è una giornata triste, è bellissimo vedere tanta gente, tanto affetto nei suoi confronti. Non è solamente la politica, evidentemente, era anche una persona di grande spessore umano e questo affetto oggi lo dimostra. E poi, insomma, ci sono state naturalmente le funzioni religiose. Quelle per motivo di rispetto le abbiamo solo accennate, ma non abbiamo voluto metterci il naso dentro. Un service eh, Rai ha consentito a tutti attraverso lo schermo gigante di seguire quel che avveniva all'interno della basilica, le parole intense eh, di Monsignor eh, Vegezzi e poi quelle davvero struggenti del figlio di Bobo eh, Filippo. Eh, e abbiamo anche raccolto tante altre voci che qui in questo notiziario non abbiamo modo o tempo di farvi ascoltare, ma che domani proporremo. Perché domani il nostro speciale sarà nuovamente interamente dedicato all'addio a Roberto Maroni. Adesso, però, eh, cambiamo argomento e voltiamo pagina. Parliamo di salute, di sanità di territorio, tutti eh, temi al centro di un tour lombardo che vede in prima linea la Commissione Sanità della regione e tanti altri attori che incidono quotidianamente nella nostra salute, i farmacisti, i biologi, eh, i medici ospedalieri. Li abbiamo ascoltati ieri a Varese. Quasi 18 milioni di tamponi effettuati e oltre mezzo milione di vaccinazioni. Sono solo due dei numeri che meglio certificano lo sforzo profuso dalle farmacie lombarde nel corso della pandemia. Abbiamo dato veramente il cuore per portare avanti tutte le iniziative e tutti i servizi che ci sono stati affidati. Adesso per il futuro noi vorremmo prendere in mano altre iniziative che riguardano la telemedicina, il teleconsulto e se riusciamo in questo intento che è sempre uno dei nostri che ci stanno più a cuore, portare tutti i farmaci per tutti i cittadini nelle farmacie e non più tanti canali di distribuzione diversi che secondo noi non danno nemmeno nessuna Forma di risparmio, quindi sarebbero questi i due nostri obiettivi: telemedicina e recupero di tutti i farmaci. Un solo canale distributivo anziché diversi, insomma, nel nome della riforma e della politica dell'ascolto messa in campo dal presidente della Commissione Sanità Monti, che prosegue il tour in tutte le province lombarde. Tante attività in collaborazione con la sanità regionale, insomma, per garantire più salute ai cittadini lombardi. Importante l'integrazione con le comunità locali, pane quotidiano di vere e proprie cerniere come il Comitato Varese in Salute. Sta partendo l'altra iniziativa che mi sta molto a cuore, che è la collaborazione tra parrocchie e farmacie per realizzare incontri di educazione sanitaria capillari per gli anziani e il 15 proprio di dicembre sarà il primo incontro. Dalla lotta al diabete, che a Varese vede in prima linea la dottoressa Cristina Romano, a tutto ciò che riguarda la prevenzione in ambito cardiovascolare, è necessario sgravare gli ospedali garantendo il buon funzionamento delle case di comunità con un'ulteriore ambizione. L'ambizione è di cercare di prevenire anche la malattia, sfruttando l'aspetto della prevenzione della malattia cardiovascolare in modo tale da ridurre quello che possa essere l'impatto in termini di eventi acuti. E ora andiamo a Gallarate per ricordare che questa oggi è stata anche la giornata contro la violenza di genere, la violenza sulle donne, ne abbiamo già parlato molto nei eh, giorni scorsi, torniamo a parlarne perché a Gallarate purtroppo è stato fatto notare dall'assessore alla sicurezza Francesca Caruso un dato preoccupante che deve essere assolutamente eh, diciamo così eh, rivisto, corretto e cui bisogna mettere mano. Nel 2022 in città solo il 50% delle vittime di violenza ha fatto denuncia, quanto emerge dai dati dello sportello antiviolenza Eva Onlus, che è molto attivo nel Basso Varesotto ed è un dato, come sapete, purtroppo in linea col dato nazionale, sono troppo poche ha detto Francesca Caruso, la quale ricorda quanto sia importante trovare il coraggio per segnalare questi eh, fatti e per chiedere aiuto non solo alle forze dell'ordine, ma ai tanti professionisti che ruotano intorno agli sportelli antiviolenza e a tutti i centri che via via stanno piantando radici sul territorio. Lo sportello di Gallarate, in particolare, è attivo ogni martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30, ogni mercoledì. Dalle 9 alle 12. E a proposito, la stazione di Gallarate, come sapete, eh, percepita in maniera ben poco sicura, un gesto diciamo, significativo e dimostrativo sarà la perlustrazione che insieme alla Polizia Ferroviaria verrà compiuta da 20 partecipanti a un corso di autodifesa che proprio in città è stato organizzato e al quale dedicheremo uno speciale nei prossimi giorni. Adesso invece andiamo a parlare di spettacolo, pur restando a eh, Gallarate, ci spostiamo sul Teatro Condominio per parlare di drink culturali. Fatti un drink è di cultura l'iniziativa lanciata al Teatro Condominio a Gallarate e rivolta alla generazione Z piace ai giovani. 10 euro il costo dell'ingresso per i ragazzi nati tra il 1997 e il 2010 e la possibilità di assistere agli spettacoli della nuova stagione teatrale. Guardando i ragazzi quest'estate che passavano, sai, col classico bicchiere di plastica del drink, si fermavano a guardare i cartelloni e poi andavano via. E io ho pensato però... Magari loro a teatro vengono solo con le scuole perché il prezzo è un po' proibitivo per un ragazzo, una ragazza. Allora abbiamo pensato, proprio partendo dal drink che andavano avanti e indietro, di fare questa iniziativa, cioè fatti un drink di cultura, scegliendo degli spettacoli adatti per loro. E, al corso di un drink. Tanti gli spettacoli proposti con tematiche attuali affrontate anche con il sorriso. Amore sono un po' incinta. Che è una commedia da morire, da ridere, e poi ce ne sono molti altri. Abbiamo scelto Bertolino, abbiamo scelto delle cose eh, che a loro piaceranno e che. Ci daranno la gioia di vedere non passeggiare solo ma magari venire anche a teatro a vedere queste cose. Spettacolo rinviato: la cena dei cretini prevista per il 25 novembre a causa del covid. L'attore Nino Formicola, noto mattatore nella commedia, infatti, è risultato positivo. Chi ha già acquistato il biglietto, li conservi per il recupero. Fanno sapere dal condominio. Verrà comunque fissata una nuova data. Chiudiamo con lo sport e con il calcio il prossimo appuntamento della Pro Patria. Allora, il proprio allenatore Biava, che è un allenatore esordiente nei professionisti, che l'anno scorso era nella primavera dell'Albino Leff e ha fatto un ottimo, un ottimo lavoro. Questa è la probabile formazione. Possiamo vedere infatti che Gelli rientra dalla squalifica e quindi sarà centrale di centrocampo. Gelli, che è il capitano dell'Albino giocatore eh, di ordine. Poi in fianco a lui abbiamo Don Bià che eh, Possiamo vedere anche un articolo che, infatti, è so, è, alcuni giornalisti lo dicono che è il potvat dell'Albino eh, dell Leff. Ma i nomi importanti, e riagganciandoci al discorso di prima, che costano, sono in attacco. Infatti, abbiamo Manconi, Bomber Manconi, giocatore che tutti gli anni segna tantissimi gol nell'Albino Leff, quest'anno per ora ha segnato sei gol ed è il capocannoniere della squadra. E accanto a lui si giocano il posto Cori giocatore eh, anche lui molto esperto, l'Albino Leflo diverse stagioni, ha fatto per ora tre gol ed è un giocatore eh, di eh, molto grosso, un 90, un punto di riferimento. Hai tante, hai, hai tante, tante. Vuoi, per fortuna <ride> c'è una grande assenza Giorgione è stato espulso settimana scorsa e per fortuna non ci sarà perché ogni volta che vede bianco-blu, comunque il nostro stemma. Visto che non ce n'è, ci purga sempre. Sempre, sempre, sempre. Tra l'altro, eh, questa sfida si giocherà a Zanica nel nuovissimo stadio dell'Albino-Leffe, di cui avevamo assistito all'inaugurazione l'anno scorso. Era stata una partita pazza, divertente, bella prima di Natale con Andrea, Beppe e Andrea Tripano, c'era rimasta veramente nel cuore. Anche per stasera è tutto, grazie per averci seguito, vi ricordo che ai funerali di Roberto Maroni dedicheremo anche lo speciale di domani. Arrivederci.